Comunemente si tende ad attribuire a Darwin l'origine di quel fenomeno che va sotto il nome di darwinismo sociale. Beh, è un fenomeno assolutamente negativo, riconosciuto come tale da tutti, ma su cui si dibatte se Darwin sia o no il responsabile. Beh, diciamo subito, questo è un falso argomento. Non è assolutamente vero che Darwin sia l'origine del darwinismo sociale. La cosa interessante da dire da subito è che il darwinismo sociale nasce prima di Darwin. Beh, questo può sembrare una contraddizione, un'assurdità, ma vedremo che non è assolutamente così, ma è perché semplicemente così diciamo, è stato detto in seguito che c'è cioè che fosse originato da lui. Bene, vediamo che fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, sia in Francia che in Inghilterra, l'esigenza di dare una spiegazione naturalistica dei meccanismi sociali era forte. La Francia, sappiamo che a fine Settecento aveva vissuto la rivoluzione, bene, la rivoluzione era fallita perché non era riuscita a trovare un sistema di credenze che potesse sostituire la visione religiosa che era insomma, presente fino a prima della rivoluzione stessa. Beh, di questo fenomeno si occuperà elaborandolo Auguste Comte, questo filosofo appunto francese che nella prima metà dell'Ottocento avrebbe elaborato appunto la cosiddetta legge dei tre stati, la teoria dei tre stati dell'umanità, secondo la quale l'umanità avrebbe attraversato tre fasi, la prima teologica, la seconda filosofica, la terza positiva, dove appunto avrebbe cercato di dare spiegazioni della realtà via via, insomma, diverse, inizialmente, così come avrebbe fatto un ragazzo che crescendo inizialmente da spiegazioni fantasiose nella fase teologica, per poi dare, spiegazioni un po' più, alla ricerca di razionalità nella fase filosofica, ma infine per approdare alla vera razionalità nella fase, positiva, cioè scientifica. Beh, Comte, appunto, nella sua ricerca di una visione naturalistica della società, ma anche di un credo da proporre in alternativa a quello religioso, sarebbe stato appoggiato dall'Inghilterra, da John Stuart Mill, filosofo, appunto, anche lui molto impegnato in questo tipo di ricerca. Beh, quell'Inghilterra che doveva giustificare quel suo capitalismo feroce, che dall'inizio, insomma, aveva creato le classi sociali e quelle che sarebbe stata la lotta di classe poi così elaborata, insomma, approfonditamente da Marx ed Engels. Bene, la ricerca di un meccanismo naturale della regolazione della società, possiamo, ecco, per non andare troppo indietro, ma citando un autore sconosciuto ma importantissimo, Joseph Townsend, che a un certo punto nel 1786 così fa l'esempio, una specie di utopia di un'isola in cui vivono liberi dei cani e delle capre. Bene, e per leggi naturali di predatore, di ambiente dove le capre possono nascondersi, insomma, si realizza l'equilibrio e in qualche modo una società regolata in maniera naturale. Bene, questa visione influenzerà moltissimo il pensiero inglese, sarà molto presente e sicuramente non sarà estranea all'idea che Thomas Robert Malthus elaborerà 12 anni dopo, pubblicando quasi insomma, in maniera anonima il suo saggio sul principio di popolazione nel 1798, nel quale come sappiamo, lui ipotizza che la povertà è causata dal fatto che nascano più persone di quante se ne possano sostenere con i mezzi dell'agricoltura e quindi con la produzione di alimenti. Bene, questa teoria, che non avrebbe mai trovato nessuna conferma nei dati, fra l'altro, e poi sappiamo, venne fatta proprio dalla teoria di Darwin. Beh, quindi questa selezione dei meno adatti
in definitiva deve molto all'idea di Townsend, c'è cioè una regolazione naturale della società che avviene come per fame, cioè praticamente la fame è una triste ma necessaria presenza nella società perché è quella che è all'origine dell'autoregolazione. Siamo alla giustificazione del laissez-faire, quel lasciar fare che sarà stato il credo del capitalismo. Il capitalismo non ammette controlli, non ammette regole, deve agire totalmente libero. Per cui questa visione, come abbiamo visto, naturalistica, sarebbe stata l'ideale per supportare il pensiero capitalistico. Bene, alla ricerca di questa giustificazione naturale, troviamo un altro grande personaggio che non si studia abbastanza, credo, anzi non si studi quasi per niente, che è Herbert Spencer. Herbert Spencer è un personaggio eclettico, si occupa un po' di tutto nella propria vita, ma è interessante che si occupa di due cose, diventa, diciamo, lui è nell'Economist e al tempo stesso nel laboratorio di teoria dell'evoluzione, insomma, abbastanza bizzarra come associazione. Bene, la sua teoria è che la natura tutta per intero abbia una spiegazione evoluzionistica, ma ben vedere come Comte, che con i suoi tre stati, cos'è se non una visione evoluzionistica? Beh, Spencer è interessante che tanto propone il tema di sopravvivenza del più adatto, che poi Darwin accetterà con molta tranquillità. E poi lui stesso afferma che praticamente la sua è una specie di fede, non è, cioè lui non fa il percorso in cui si parte dai dati tipo i fossili per cercare una spiegazione dell'evoluzione. Lui nei suoi scritti evidenzia che parte dal punto di arrivo, cioè la società, la natura è tutta una spiegazione evoluzionistica, quindi devo cercare nelle prove. Beh, insomma. Chiaramente con questi presupposti la sua ricerca non ha la forza per affermarsi e infatti non si afferma, però è lui il vero inventore in fondo del darwinismo sociale. Quando nel 1858 Alfred Russel Wallace farà giungere a Darwin i suoi scritti di una teoria dell'evoluzione per selezione naturale facendo riferimento a Malthus, la situazione finalmente si sblocca. Darwin, pure incorpora nella sua teoria, che comunque aveva elaborato di evoluzione per selezione naturale, il riferimento a Malthus. A quel punto, la ricerca, che era stata spasmodica per decenni, di un supporto naturalistico alla laissez-faire del capitalismo, del mercantilismo totale, cioè di mercato e libero mercato, beh, si raggiunge finalmente questa unificazione fra il mercato e la natura, ed è da quel momento in poi che la teoria di Darwin verrà, insomma, usata come riferimento per far discendere delle leggi nella società e quindi per questo prende poi il nome di darwinismo sociale. Bene, abbiamo visto quindi come la teoria di Darwin sia stata l'emergere di una serie di esigenze, di pensieri, di realtà filosofiche e sociali molto molto forti nell'Inghilterra dell'Ottocento, che appunto trovano in quel momento un punto non di partenza ma di arrivo. Quindi ecco, tenendo presente come la pubblicazione dell'Origine delle Specie sia stato il punto di arrivo della ricerca di una proiezione nella natura del capitalismo inglese, cosa che, ripeto e ricordo, disse e notò anche Marx, possiamo insomma, guardare con occhi diversi e sicuramente in maniera molto molto interessante l'origine appunto del darwinismo sociale e le forze e le realtà che si sono mosse dietro questa teoria, che fu controversa fin dal principio e che,
possiamo appunto analizzare adesso con molti più strumenti e capire come, prima ancora che teoria naturalistica, sia stata appunto una teoria socio-economica, e questo aspetto l'avrebbe condizionata, ne avrebbe condizionato lo sviluppo da quel momento in poi.